Sindaco, ci sono state polemiche sul fatto che farà campagna elettorale adesso per le regionali in Calabria e nel frattempo appunto continuerà a fare il sindaco, insomma, quindi c'è chi dice che ci sarà un disimpegno da parte sua rispetto alla città, insomma, dovendo fare campagna elettorale. A differenza di far polemiche, io lavoro 24 ore al giorno. Chi fa polemica fa qualche ora di polemica e non dà mai ossigeno al cervello. Io garantirò di fare il sindaco in maniera continuativa insieme ai miei collaboratori fino all'ultimo giorno del mio mandato e contestualmente diventerò presidente della regione Calabria grazie ai calabresi e alla rivoluzione che abbiamo incominciato a mettere in campo in Calabria. C'è l'accordo con Tanzi, stato trovato? C'è un dialogo importante, ci siamo incontrati, è stato un incontro proficuo, però insomma ci vuole comunque del tempo per definire coalizioni, candidature, però insomma l'incontro è stato utile e proficuo perché si riflette su quella coalizione civica di cui ritengo di farmi portatore. I primi segnali comunque dalla Calabria sono entusiastici. Io voglio ringraziare le donne della Calabria, gli uomini della Calabria con cui stiamo già lavorando. Davvero credo si possa fare qualcosa di molto molto importante. Lei ha intenzione di candidarsi nelle liste come consigliere? Ma in programma altri incontri, tornerà in Calabria diciamo a breve? Assolutamente. Già. Adesso a proposito di DAD, c'è la DAD per la scuola ma c'è anche le videoconferenze, gli incontri Skype. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con un centinaio di attivisti calabresi fino quasi a mezzanotte, quindi si può appunto, come dicevo prima, fare tutto utilizzando anche la notte, quindi chiaro sì, tornerò e continuerò negli incontri perché ho bisogno di ascoltare, ho bisogno di informazioni, ho bisogno di coinvolgere le storie credibili della Calabria che sono tante.